Serapin in 5 anni, l'ultima pochi giorni fa, la drammatica storia di un tabaccaio di San Severo nel Foggiano che tuttavia non si vuole arrendere. L'inviato è Giorgio Specchia. La luce della tabaccheria di Amedeo si accende anche oggi al lavoro, nonostante il giorno di chiusura, per recuperare parte degli incassi rubati nell'ultima rapina. Vedete la violenza, vedete la violenza. Nel video a circuito chiuso la rapina di venerdì, la sesta in 5 anni, numeri duri da accettare, tanto da portarlo a maturare un'idea che sa di resa. Dare la gestione al costo di 1 euro all'anno al comune o alla prefettura, così io facevo il dipendente, non avevo più rischi. Dimmi il numero. 389. La tabaccheria nel centro di San Severo, in provincia di Foggia, appartiene alla sua famiglia dal 1907, ma tra rapine, bombe e violenze mai, ci dice, era stato così difficile gestire qui un'attività. Noi siamo un territorio che può esprimere veramente tanto con il nostro tavoliere, quindi lo Stato ci deve considerare. Al momento di chiudere, il pensiero va alla proposta degli amici di lasciare tutto e trasferirsi da loro. Sembrerei un codardo, uno che fugge. La mia terra è questa, la terra dei miei padri è questa. E io devo stare qua.